trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Buongiorno, sono Luisella Pozzani di UNI, l'ente italiano di normazione, e vorrei salutare innanzitutto la collega Elena Mocchio, responsabile innovazione e sviluppo di UNI, con la quale oggi parleremo di matrimoni. Buongiorno Elena. Buongiorno Luisella. UNI, ricordo, è un'associazione senza fine di lucro, riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea, che studia e pubblica norme tecniche e prassi di riferimento, documenti di applicazione volontaria che stabiliscono come fare bene le cose, con più qualità, più sicurezza, più rispetto per l'ambiente. A questo proposito possiamo iniziare dicendo che anche durante questa emergenza sanitaria le norme UNI si sono dimostrate degli strumenti estremamente efficaci. Ci puoi dire perché, Elena? UNI da subito ha avviato una serie di iniziative per far fronte a questa emergenza e prima di tutto ha messo a disposizione liberamente scaricabili le norme utili per la gestione dell'emergenza Covid, in particolare quelle sulla qualità e sulla sicurezza delle mascherine, dei camici, di visiere, di teli chirurgici e così via. Ha inoltre pubblicato vari nuovi documenti con l'obiettivo proprio di supportare una ripartenza in sicurezza di diversi settori, tra i quali quello del turismo e quello dei matrimoni. E a proposito dei matrimoni, che cosa ha fatto UNI in questo settore? UNI ha sviluppato una prassi di riferimento, la 106, in collaborazione con l'Associazione Italiana Wedding Planner. È un documento che illustra e fornisce delle raccomandazioni e suggerimenti per contribuire a ridurre il rischio di contagio dagli agenti virali nell'organizzazione e nello svolgimento dei matrimoni, tenendo presenti chiaramente le specificità dei vari ambienti utilizzati. Questa prassi definisce quali siano le misure di prevenzione, di contenimento del rischio, del contagio e fornisce possibili soluzioni di carattere generale che sono ovviamente personalizzate in base al contesto in cui il matrimonio si svolge. Tutti i soggetti coinvolti devono adottare le misure adeguate, che siano naturalmente sostenibili dal punto di vista anche economico della struttura e bisogna lavorare in base ad una valutazione del rischio specifica, tenendo presente che l'applicazione di più misure in parallelo contribuisce ad abbassare il rischio complessivo in modo più efficace, quindi anche partendo da misure indipendenti tra loro. Ci puoi fare qualche esempio concreto? Certamente, il documento fornisce indicazioni per tutte le fasi dell'evento, dalla comunicazione e informazione ai diversi attori che intervengono, quindi gli invitati, i fornitori, gli organizzatori, coloro che gestiscono le location, eccetera, e alle disposizioni per il check-in sanitario. All'ingresso di ogni struttura si suggerisce di predisporre un presidio di controllo sanitario che sia attrezzato anche eventualmente per fare dei tamponi. La prassi inoltre indica una serie di misure che possono essere indirizzate alla gestione dei collaboratori, dei dipendenti e dei fornitori, oltre chiaramente che degli ospiti e dei clienti, e i requisiti per gestire gli ambienti e le aree comuni, quindi cartellonistica e segnaletica di distanziamento inclusa. Le indicazioni e le operazioni di pulizia e di sanificazione sono fondamentali e la prassi li mette in evidenza, perché deve essere infatti garantita la pulizia, l'igienizzazione giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e di tutti gli ambienti, auspicabilmente utilizzando prodotti che possano avere un ridotto impatto ambientale. La prassi inoltre dà indicazioni su come gestire eventuali casi sospetti durante l'evento, dando indicazioni che includono l'intervento eventuale di una Covid unit o del Covid manager e delle competenti autorità sanitarie. Hai citato la Covid unit e il Covid manager. Ci puoi spiegare di cosa si tratta? Sì, infatti la prassi suggerisce di procedere alla preliminare individuazione di una Covid unit oppure nei casi in cui gli eventi siano di minori dimensioni o minore l'esposizione ai fattori di rischio, di una persona che sia responsabile di gestire l'emergenza. Spesso si utilizza il termine Covid manager proprio per indicare questo responsabile o questa responsabile. Ringrazio Elena Mocchio, responsabile divisione innovazione e sviluppo di UNI. E ricordo che tutte le prassi di riferimento sono messe a disposizione gratuitamente e sono liberamente scaricabili dal nostro
sito internet all'indirizzo www.uni.com nella sezione catalogo, dove potrete trovare anche tutte le informazioni sulla nostra attività. Vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione. Arrivederci. Siamo con Fabio Schianta, consigliere nazionale AMMIL e presente nell'attività associativa di AMMIL Piemonte. A Schianta chiediamo come sta affrontando l'AMMIL a livello regionale questo periodo e in che modo le vostre sedi stanno offrendo supporto ai cittadini e agli associati. Le nostre sedi sono aperte, in piena sicurezza, nel rispetto della salute di tutti, perché la prevenzione è per noi un valore fondamentale. Ciò significa che il personale delle nostre sedi presidia tutti i giorni gli uffici, ma si alternano dipendenti in smart working, mentre noi, volontari a qualunque titolo, ci accordiamo per non affollare la sede, ma allo stesso tempo riteniamo importante essere presenti per poter offrire supporto agli associati e ai cittadini, che purtroppo questa pandemia sta facendo sentire ancora più soli e abbandonati. Il che è vero se si considera il grave ritardo accumulato da INPS e INAIL nell'espletamento delle pratiche assistenziali, previdenziali ed assicurative, come confermato dai nostri consulenti medico-legali. Quali sono i problemi che più frequentemente angosciano e preoccupano gli utenti? In particolare hanno timore di vedere calpestati i loro diritti, di non essere ascoltati e di non ricevere informazioni corrette. Purtroppo accade spesso che chi subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, o peggio ancora ha perso un congiunto a causa del lavoro, è totalmente impreparato e non intraprende le strade giuste. Questo vale ancora di più quando si decide di procedere in giudizio contro un'azienda, perché i processi sono lunghi e non tutti i professionisti sono preparati a portare avanti cause complesse, dove le vittime sono sempre quelle economicamente più deboli. Quali sono i servizi che offrono le sezioni sui territori? Nonostante la pandemia e le restrizioni abbiano inciso anche sulla nostra attività, ci siamo organizzati in modo da prendere appuntamenti. Facciamo in modo che i nostri soci possano affidarsi a noi liberamente e con tutta la tranquillità, anche perché il nostro personale è formato, specializzato, ma soprattutto molto disponibile, attento alle condizioni delicate che le famiglie si trovano improvvisamente ad affrontare. In ogni caso offriamo informazioni, consulenza, assistenza su tutte le tematiche previdenziali legate alla disabilità e diamo anche assistenza fiscale perché possono così conoscere tutte le agevolazioni cui hanno diritto e in grado di alleviare il loro peso economico per la perdita del lavoro. Quali iniziative portate avanti generalmente per svolgere attività di sensibilizzazione sulla prevenzione? La promozione della sicurezza sul lavoro è diventata negli ultimi anni la nostra seconda battaglia, affinché non accada ad altri quello che abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Per quanto portiamo la nostra testimonianza nelle aziende, nelle scuole di ogni ordine e grado, certi di riuscire a catturare l'attenzione anche dei più distratti e a lasciare un forte impatto che difficilmente potranno dimenticare. Ma poi promuoviamo iniziative di studio, di ricerca, concorsi e bandi per richiamare l'interesse di tutti sui nostri temi e organizziamo manifestazioni in cui coinvolgiamo istituzioni e autorità per un aperto confronto su argomenti scomodi che non fanno certamente onore ad una società civile. Infine ci occupiamo di formare e riqualificare le vittime del lavoro affinché il loro reinserimento occupazionale sia migliore possibile ed entrambe le parti siano soddisfatte e considerino il collocamento mirato un'opportunità per una risorsa ed una risorsa per la società. Quali sono le principali rivendicazioni dell'AMMIL? Allora, AMMIL opera per un costante confronto con le istituzioni, diretto ad individuare sempre nuovi margini di miglioramento della tutela riconosciuta a tutte le vittime del lavoro, in quanto è ormai indifferibile una revisione generale del testo unico in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, emanato ormai dal 1965, mettendo insieme norme persino anteriori e che è lo specchio di una società anacronistica e prospetta condizioni ormai inique e inadeguate. Bene, ringraziamo Fabio Schianta, consigliere nazionale AMMIL. Grazie a voi. Buongiorno, io sono il dottor Vanzetti, per 40 anni ho fatto l'oculista all'ospedale Mauriziano e tuttora continuo a lavorare insieme all'APRI, Associazione Pro Retinopatici Ipovedenti, su queste patologie rare di cui oggi parliamo.
Non terrò naturalmente una lezione di oculistica, sono pochi minuti in cui cercherò di dare un quadro un pochino generale sulla più importante di queste patologie, la più frequente almeno, diciamo, la retinite pigmentosa. Questo è una malattia, anzi direi un gruppo di malattie che potremmo definire rare, genetiche, ereditarie. Rare, non è che raro significhi poco, pochi pazienti, rare significa che sono patologie espressamente protette, diciamo, dal sistema sanitario nazionale. Esiste un registro delle malattie rare in cui i pazienti possono essere registrati per essere conosciuti, per poter avere le migliori terapie possibili, anche quelle che in Italia non esistono. È una malattia genetica, cioè si nasce con questa malattia congenita e legata ad alterazioni nella trascrizione dei geni, cioè quelle piccole parti del nostro organismo che servono a dare vita alle proteine, alle cellule, a tutto quanto serve per un normale sviluppo della retina. E appunto della retina parliamo perché è la parte dell'occhio che è interessata a questa patologia. Come tutti voi sapete, la retina è quella membrana nervosa che tappezza la parte posteriore dell'occhio ed è una delle parti principali della nostra visione. Importantissima perché non siamo oggi in grado di sostituirla o di curarla come vorremmo. Le cellule della retina si dividono fondamentalmente in due tipi, i coni e i bastoncelli. I coni sono le cellule che servono per vedere i colori, per riconoscere l'immagine, sono tutte ammucchiate, un termine non tanto scientifico, nella zona maculare, la macula che è quella che invecchiando, alterandoci da quella forma di disturbo visivo classico, ben conosciuto a tutti, che è la maculopatia. I bastoncelli invece sono la parte maggiore della retina, la parte periferica che serve a vedere di notte, che serve a vedere il movimento. E nella retinite pigmentosa la prima parte a essere alterata sono appunto i bastoncelli. Questo cosa significa? Significa che i pazienti lentamente perdono la capacità di vedere nella parte periferica e quindi il campo visivo si restringe. Vediamo poi quali saranno i problemi del campo visivo ristretto. In secondo luogo, sono incapaci a vedere di notte. E in effetti la mancanza della visione notturna e maralopia è il primo sintomo frequentemente che pone il dubbio dell'esistenza di questa malattia. Ho detto che è una malattia congenita, quindi si nasce con la retinite pigmentosa, ereditaria in modi diversi, in alcune famiglie eredità è molto frequente, quindi tutti i figli possono avere questa patologia, in altre situazioni invece alcune generazioni possono essere saltate. Esistono poi anche delle forme sporadiche per cui non risulta essere alcun parente, ma la malattia viene fuori lo stesso. Quando nasce il dubbio che un bambino non veda il buio? Capita, molte volte i bambini vengono un po' trascurati, vengono un po'... Invece è fondamentale davanti a quel dubbio portare il bambino ad un oculista che con esami, come il fondo dell'occhio, che è completamente diverso da un fondo dell'occhio normale, un elettrotinogramma, che è un esame fondamentale per capire se le cellule funzionano, e più che altro la visita genetica, l'esame genetico, permetterà di riconoscere perfettamente questa malattia. A oggi esistono pochissime cure, ma è la prima patologia che permette di essere curata con il gene. La terapia genetica è nata specificatamente per una forma di questa malattia e questa è una grossissima speranza per tutti i pazienti che da anni cerchiamo di curare senza riuscire a dare una terapia che funzioni bene per tutti. Quindi, visita medica e terapia genetica sono le speranze di questa patologia.
I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.